L'8 giugno 1944, due giorni dopo il D-Day, i soldati nazisti scoprono un mezzo da sbarco abbandonato nell'estuario di Vire, in Normandia. A bordo trovano alcuni documenti siglati top secret. Le carte indicano dettagliatamente gli obiettivi degli alleati per le settimane successive. È una spettacolare operazione di spionaggio. Ora i nazisti sanno dove e quando sferrare i loro contrattacchi a sorpresa. Ma Adolf Hitler non ci crede. Ritiene che gli alleati stiano architettando un'infernale operazione di depistaggio ed è convinto che l'invasione principale debba ancora avvenire e che sarà a Calais. L'intero regime nazista viene completamente gabbato. I piani sono reali. Eppure i nazisti credono che siano falsi. Sono stati raggirati da uno dei più grandi inganni della storia militare, l'operazione Bodyguard. Questo programma illustrerà le mistificazioni e i segreti di un'operazione che ha dell'incredibile. Una complessa e sconosciuta rete di sotterfugi, equivoci e tranelli volti ad un solo scopo: far sbarcare con successo le forze alleate sulle spiagge della Normandia. Nel 1944 l'operazione Overlord, l'invasione degli alleati nell'Europa occidentale, culminerà nel D-Day. I soldati che invadono le spiagge devono superare ostacoli terrificanti. Il più imponente è il Vallo Atlantico di Hitler, che si estende per oltre 2.400 chilometri, dal circolo artico fino alle coste spagnole. A partire dal 1940, lungo le coste francesi, vengono eretti giganteschi bunker di cemento. Solo in un mese, per la loro costruzione, viene impiegato circa 1 milione di metri cubi di cemento. Il leggendario feldmaresciallo Erwin Rommel prende il comando della sua difesa nel novembre del 43. Lavora senza tregua per assicurarsi che nessun soldato alleato riesca ad arrivare vivo a Riva. Fa disporre oltre 6 milioni di mine. Molte di esse vengono poste su supporti di legno galleggianti per affondare i mezzi da sbarco e nella sabbia vengono infissi migliaia di ostacoli, i cosiddetti porcospini. Si tratta di una formidabile barriera all'invasione degli alleati. Ma c'è una speranza. Le recenti operazioni anfibie degli alleati hanno avuto ottimi risultati. Nel 1942, nell'operazione Torch, le truppe britanniche e americane sbarcano con successo in Nord Africa. Gli alleati conseguono una vittoria contro i tedeschi e gli italiani nella guerra del deserto. Nel 1943, l'operazione Husky fa sbarcare le truppe alleate in Sicilia. Una volta ancora, lo sbarco anfibio ha successo. E in settembre gli alleati sbarcano sulla penisola italiana. Gli alleati devono allontanare le forze tedesche dal fronte russo. Ma c'è un disastroso tentativo di invasione. A Dieppe, in Francia, nel 1942, le truppe canadesi e britanniche conducono un raid contro le difese costiere atlantiche in Francia. 1.000 canadesi vengono uccisi e altri 2.000 vengono catturati. Nel novembre del 1943, Churchill incontra Stalin e Roosevelt a Teheran. Stalin è disperato perché non è ancora avvenuto l'allargamento del fronte occidentale in Europa. Sta perdendo centinaia di migliaia di uomini sul fronte orientale. Lui non lo sa ancora, ma è già stata presa una decisione. 6 mesi prima, Churchill incontra Roosevelt alla conferenza Trident a Washington. Devono affrontare la realtà dei fatti e decidono di invadere l'Europa occupata dai nazisti attraverso il canale d'Inghilterra. La pianificazione inizia e si decide che l'attacco avverrà a maggio del 1944. Ma Churchill e Roosevelt devono ridurre l'immenso numero di perdite umane che un tale assalto diretto al Terzo Reich potrebbe comportare. In Italia, le forze tedesche resistono strenuamente agli sbarchi degli alleati a Salerno e ad Anzio.
Ci si aspetta ancora più resistenza in Francia. Si fa affidamento sull'addestramento e sull'indubbio coraggio dei soldati, ma è anche necessario offrire tutti i vantaggi possibili. A questo scopo ci si avvale di metodi bellici non convenzionali. E adesso scatta l'operazione Bodyguard, un'intricata ragnatela di sotterfugi e segreti con un unico obiettivo: salvare la vita dei soldati alleati sulle spiagge della Normandia. Presa la decisione nel 1944 di invadere l'Europa occidentale, le truppe americane partono alla volta dell'Inghilterra per prepararsi allo sbarco più imponente che si sia mai visto. Centinaia di migliaia di soldati delle truppe alleate si esercitano per affrontare le forze naziste a testa alta e batterle. I comandanti alleati studiano le invasioni passate per trarne utili insegnamenti. Una precedente vittoria dimostra che l'intelligence, insieme a truppe addestrate, possa contribuire a far vincere una battaglia. Prima che le forze alleate sbarcassero in Sicilia, il corpo di un ufficiale inglese della Royal Marine, con documenti vitali, era stato ritrovato su una spiaggia in Spagna. Gli agenti tedeschi avevano recuperato la sua valigetta. I documenti indicavano che gli alleati intendevano attaccare la Grecia e la Sardegna, e non la Sicilia, come invece pensavano i tedeschi. I documenti furono ritenuti autentici e Hitler ordinò alle sue truppe di concentrarsi in Grecia e Sardegna, lasciando la Sicilia sguarnita. E proprio in Sicilia sono sbarcati gli alleati. Il corpo e la lettera erano ovviamente una miscescena. Il tranello ha salvato migliaia di vite di soldati delle forze alleate. Hitler affronta un simile dilemma quando l'8 giugno 1944 i tedeschi trovano i piani di invasione in un mezzo da sbarco alleato abbandonato. I piani sono reali, ma Hitler li considera falsi. Gli alleati pensano ora ad un nuovo sotterfugio, questa volta su più larga scala. Un'operazione architettata per far arrivare alla Germania informazioni false e che prende il nome in codice di Operazione Bodyguard. Lo schema di inganni racchiude non meno di 6 operazioni principali e 36 piani subordinati. Il tenente generale Frederick Morgan, capo di Stato Maggiore presso il Comando Supremo Alleato, viene incaricato di pianificare l'invasione, il cui nome in codice è D-Day. La sua squadra di americani e inglesi ha base a Londra, nell'edificio Norfolk, in St. James Square. Il loro primo obiettivo sarà identificare una buona zona per lo sbarco. Vengono selezionate 2 località. La prima è lo stretto di Calais, direttamente di fronte al canale della Manica. L'altra è più a sud, sulle spiagge della Normandia, tra la Senna e la penisola del Cotentin. Lo stretto di Calais è la scelta più ovvia, essendo solo a 35 km dal porto britannico di Dover. È caratterizzato da spiagge sabbiose ed è una zona in cui i tedeschi temono maggiormente uno sbarco. Con una mossa astuta, Morgan decide di trarli in inganno e sceglie la Normandia. Si comincia a mobilitare lo spionaggio aereo. Uomini delle forze speciali si avventurano sulla spiaggia per raccogliere campioni di sabbia per analizzarne l'idoneità allo sbarco di mezzi armati. Un programma radio organizza un falso concorso e invita i civili britannici a inviare cartoline e fotografie scattate durante le vacanze. Le vedute della Normandia vengono quindi accuratamente studiate dall'intelligence degli alleati. I turisti che camminano in mare danno un'idea della profondità dell'acqua. Le macchine parcheggiate indicano i punti di accesso alle spiagge. Scienziati ed ingegneri vengono attivati per escogitare nuovi armamenti che fronteggino il contrattacco, come i carri armati dotati di catene rotanti per far esplodere le mine. Lo stesso Churchill, nei mesi di preparazione, si dà da fare valutando gli ingegnosi dispositivi che possono aiutare le forze in approdo.
nella vasca da bagno, testa la possibilità della creazione di un porto artificiale per trasportare le navi in Normandia. Ancora più fantasioso, ma meno realizzabile, è il concetto di usare iceberg artificiali per trasportare gli aeroplani. Ma tutte queste invenzioni valgono poco se i tedeschi sanno dove l'invasione degli alleati avrà luogo. L'unico modo di sbarcare sulle spiagge a colpo sicuro per gli alleati è che i tedeschi siano convinti che l'invasione avverrà altrove, allo stretto di Calais. L'inganno è l'arma migliore. Il cuore dell'operazione Bodyguard è la sezione controllo di Londra. Questa coordina la creazione di sotterfugi intricatamente elaborati. Un elemento integrativo dell'operazione è l'uso del controspionaggio. Le spie tedesche in Gran Bretagna hanno l'ordine di cogliere qualunque segno di preparazione dell'invasione. Il loro compito non dovrebbe essere così difficile. Circa 2 milioni di soldati, tra americani, inglesi e canadesi, sono di stanza nel sud dell'Inghilterra. Milioni di tonnellate di rifornimenti vengono mobilitati. Migliaia di mezzi militari vengono parcheggiati ai lati delle strade o nei campi. Non è difficile intuire che stia per accadere qualcosa. Ma uno dei maggiori vantaggi per l'operazione Bodyguard è che tutte le spie tedesche più importanti lavorano per l'Inghilterra facendo il doppio gioco. Una volta scoperti e affrontati, vengono giustiziati oppure convertiti. L'intelligence tedesca, l'Abwehr, viene fornita di una mole impressionante di informazioni false. Il colonnello Roger Escott ricorda l'importanza di quegli agenti per la riuscita dei piani degli alleati. C'erano due modi di far arrivare al nemico un piano fasullo. Il primo, di cui ero responsabile io, era quello che chiamavamo mezzi speciali, cioè ogni forma di controllo sulla fuga di notizie. Per fuga di notizie si intendeva parlare dell'avvenimento e passare i messaggi verbalmente, ad esempio attraverso i canali diplomatici. Questo poteva essere fatto in molte maniere. Ma nel nostro caso ci avvalevamo soprattutto degli agenti tedeschi, di cui eravamo a conoscenza, e che raggiravamo. Così, in realtà, lavoravano per noi invece che per il nemico. E in quel modo mettevamo nelle loro mani informazioni false. Gli agenti doppiogiochisti sono guidati da una sezione dell'MI5, sotto il controllo del comitato detto del doppio incrocio. Uno dei loro leader è Wolf Dietrich Schmidt, nome in codice Tate. Viene catturato dagli inglesi nel 1940, poche ore dopo essere stato paracadutato nella campagna intorno a Cambridge. Tate trascorre i 4 anni successivi inviando rapporti falsi in Germania, tra cui anche informazioni non vere riguardanti truppe in altre parti del paese. Un altro agente doppiogiochista è un giornalista spagnolo chiamato Juan Puyol García, nome in codice Garbo. Garbo inventa un'immaginaria rete di sottoagenti che gli fornirebbero informazioni in Inghilterra, un'idea davvero geniale. Sarah Bishop, un assistente di Garbo all'MI5, ricorda la complessità di questa rete di informatori fittizia. Tutti gli agenti erano immaginari. Nessuno di loro esisteva realmente. Erano 7 e spesso ognuno di loro aveva altri sottoposti. Era un lavoro di memoria. Dovevi ricordarti o tenere un registro di dove ognuno di loro era stato, così che potessero lavorare insieme e riunirsi. Inoltre, ognuno di essi aveva certe caratteristiche per cui alcune informazioni potevano essere trasmesse da un agente, ma non da un altro, perché magari contenevano cose che non sarebbe riuscito a scoprire.
Insomma, ognuno di loro aveva i suoi ruoli, ma non essendo persone reali, era facilissimo confonderli. L'agente di Liverpool era troppo visibile e doveva essere eliminato in un modo o in un altro. Così lo facemmo morire e pubblicammo anche un necrologio sul quotidiano locale. Ovviamente tutto fasullo. Garbo è impegnato a mandare falsi rapporti dall'area di Dover. Avverte addirittura il suo controllo a Madrid di stare in guardia dai trucchi degli alleati. Con ironia aggiunge: è deplorevole come in Germania diano credito alla stragrande maggioranza di essi. Hitler è così colpito dalla qualità delle informazioni di Garbo che lo decora con una croce d'argento. Non saprà mai di aver consegnato una delle più alte onorificenze del suo paese ad una spia britannica. Ci sono altre figure chiave coinvolte nell'arte del sabotaggio. Due doppi agenti norvegesi conosciuti con il nome in codice di Matt e Jeff. Insieme trasmettono messaggi contraffatti alla Germania riguardo ad un'armata fantasma di stanza in Scozia che dovrebbe prendere parte a un attacco in Norvegia. Non possono sviare sul piano degli alleati di invadere la Francia, ma possono suggerire che gli alleati stiano anche preparando attacchi in altre zone dell'impero di Hitler. Questo piano è chiamato Operazione Fortitude. Comporta un inganno mastodontico che riguarda centinaia di migliaia di soldati immaginari sparpagliati in Gran Bretagna. Uno dei più grandi falsi della guerra. Alla fine del 43, l'alto comando nazista si aspetta un'invasione alleata in Francia attraverso la Manica. Ma non si è certi che questo sia l'unico attacco pianificato dagli alleati. Forse lo sbarco in Francia è solo un diversivo per sviare da invasioni più pericolose in altre zone. L'operazione Fortitude, parte dell'operazione Bodyguard, sfrutta questo timore dei nazisti. Gli alleati preparano un piano dettagliato in cui a maggio due divisioni immaginarie attaccheranno a Narvik, nel nord della Norvegia, attirando in quella zona armate naziste. Parte di questo piano consiste nel lasciare intendere che gli alleati procederanno con l'attacco in Francia soltanto dopo il successo dell'invasione in Norvegia. Nel frattempo vengono progettati altri piani per false invasioni, questa volta con truppe reali. In Scozia viene creata una quarta armata britannica. Molte delle truppe coinvolte, inclusa la terza divisione di fanteria, sono convinte di doversi preparare realmente ad un attacco in Norvegia e si esercitano principalmente a combattere in montagna. Per accreditare quest'illusione, il fiordo di Forth, in Scozia, viene riempito di navi da guerra e mezzi di trasporto che verranno utilizzati più tardi in Normandia. Un volo di ricognizione da una portaerei viene effettuato su Narvik nell'aprile 1944. Dal castello di Edimburgo vengono anche emessi falsi messaggi radio. Viene rinforzata l'idea di un attacco in Norvegia con la richiesta di 1800 attacchi per sci e altri rifornimenti invernali. Altri messaggi radio fasulli chiedono informazioni sulle prestazioni dei motori dei carri a temperature sotto lo zero. È tutto falso, ma viene registrato dalle intercettazioni radio tedesche. Con abili mosse, gli ideatori del piano di mistificazione inseriscono nei giornali annunci di matrimoni e altri eventi sociali riguardanti i soldati della Quarta Armata. L'operazione Fortitude North è inoltre sostenuta da un inganno diplomatico chiamato Operazione Grafham e incentrato in Svezia. Il mercato azionario di Stoccolma provoca un artificioso rialzo dei prezzi delle azioni norvegesi, come se la Svezia si aspettasse un'imminente liberazione dei loro vicini. I funzionari inglesi e svedesi incrementano improvvisamente i rapporti diplomatici tra i due paesi,
avvalorando la prospettiva che la Svezia sia coinvolta come non belligerante nella battaglia in Norvegia. Questo bombardamento di notizie ha i suoi effetti sulla Germania nazista. Circa 18 divisioni di soldati tedeschi, vale a dire 200.000 uomini, sono tenuti in allerta in Scandinavia. Hitler si fa coinvolgere personalmente. Non vuole lasciare incustodito il suo reame nordico e in maggio invia un'altra divisione da combattimento per proteggerlo. Il bluff ha funzionato. Lentamente, ma inesorabilmente, la formidabile armata da guerra nazista di 1.800.000 uomini viene smembrata. Mentre i soldati in Scozia si preparano ad una fantomatica invasione, altre truppe alleate sono convinte di dover attaccare altre zone dell'impero di Hitler. L'operazione Zeppelin è concentrata sul fianco meridionale del Terzo Reich nel Mediterraneo. Una combinazione di traffico radio falso e la presenza di armate reali, anche se sottodimensionate, crea l'effetto desiderato. Hitler è convinto che ci siano tre importanti divisioni in Egitto. L'alto comando tedesco invia un dispaccio sulla probabilità che gli alleati stiano preparando un falso attacco in Europa nord-occidentale per mascherare un reale assalto nei Balcani. Solo una divisione tedesca viene inviata dal Mediterraneo in Francia. La creazione di un'armata immaginaria è, per gli orchestratori dell'operazione Bodyguard, un compito molto più facile da svolgere dell'obiettivo successivo che si sono prefissi, nasconderne una reale, specialmente della portata di quella che sta prendendo corpo nel sud dell'Inghilterra. Il nome in codice di questa operazione è Operazione Fortitude South. Gli agenti dell'operazione Bodyguard devono convincere Hitler e i suoi generali che lo stretto di Calais è il loro principale obiettivo di invasione. 19 divisioni della 15ª armata tedesca sono di base lì. Si tratta di un terzo delle 60 divisioni tedesche impegnate in Francia. Gli alleati possiedono soltanto 37 divisioni per lo sbarco in Normandia. Inchiodare le divisioni tedesche sullo stretto di Calais sarebbe un'arma vincente. L'operazione Bodyguard deve utilizzare ogni mezzo nell'arte del sotterfugio. I suoi agenti affrontano la sfida più grande: prendere 4.000 mezzi da sbarco e oltre 2 milioni di uomini e farli scomparire. Primavera 1944. Circa 2 milioni di inglesi e americani nel sud dell'Inghilterra si preparano ad invadere la Francia. Sembra sia impossibile nascondere ai tedeschi questa enorme quantità di armate. Ma gli agenti dell'operazione Bodyguard usano il loro talento nell'inganno per tenere i tedeschi all'oscuro dell'obiettivo che questa forza armata andrà a colpire. Uno dei loro principali scopi è creare l'illusione che un'intera armata sia accampata ad est, in Inghilterra. La falsa armata è il primo gruppo di armate americano. È di base nel Kent, vicino a Dover, ben più ad est del sito della reale armata alleata. Anche qui ci sono alcune divisioni reali, ma in gran parte sono fittizie e hanno lo scopo di dare ai tedeschi l'impressione che l'attacco avverrà a Calais. L'irruento generale americano George Patton è il comandante di questa armata fasulla. I tedeschi lo vedono come una scelta naturale per condurre l'attacco alleato. Pur essendo molto deluso, Patton si rende conto dell'importanza del suo ruolo. La sua assenza dalla Normandia conferma ulteriormente ai tedeschi che il D-Day è un diversivo. I principali agenti doppiogiochisti farciscono i loro rapporti di informazioni sull'armata fittizia nel sud-est dell'Inghilterra. Un agente doppiogiochista polacco, nome in codice Brutus, è di stanza al quartier generale del Fusag e manda ai tedeschi informazioni esclusive su questa falsa armata. Questa messa in scena è la cosa più complessa mai compiuta finora.
Sembra che il tranello stia funzionando. L'armata tedesca stampa anche una lista top secret di distintivi di queste finte unità. Ci sono ancora 6 passi nell'operazione Fortitude South e vengono chiamati Quicksilver. Quicksilver 1 è la redazione di una tabella di marcia per lo sbarco nello stretto di Calais. Quicksilver 2 inizia il 24 aprile e comporta un consistente aumento del traffico radio da parte dei reparti comunicazione alleati, che trasmettono via radio spostandosi nella campagna inglese, seguendo i percorsi dei battaglioni fittizi che rappresentano. Registrano in anticipo le loro segnalazioni e sfruttano la punta di diamante della loro tecnologia per simulare 6 trasmissioni contemporanee al posto di una. I messaggi radio di un'intera divisione possono essere trasmessi da un solo apparecchio radio. Messi insieme, simulano la trasmissione radio di 9 divisioni e del quartier generale di un gruppo di armate. Quicksilver 3 è la disposizione di finti mezzi da sbarco nel Kent, che creano l'illusione di un assembramento di una massiccia armata di invasione. Mezzi da sbarco posticci vengono creati con teli tesi su scheletri di metallo. Gli aerei di ricognizione tedesca li individuano nei porti. I finti mezzi da sbarco vengono mescolati a quelli veri e ancorati nelle insenature. A giugno, 255 imbarcazioni fasulle sono ormeggiate tra Falmouth e Rye. Carri armati gonfiabili Sherman avvalorano l'idea di un concentramento di forze nel sud-est dell'Inghilterra, pronte per un'invasione allo stretto di Calais. Vengono anche create tracce di veicoli pesanti sul terreno. Gli aerei posticci sono fatti con coperte dipinte poste su impalcature con ali di legno. Tutto questo per ingannare le ricognizioni tedesche. Quicksilver 4 e 5 riguardano il sistema di bombardamento alleato che prelude all'invasione. Gli attacchi alle difese costiere sono 4 volte più pesanti di quelli in Normandia. Su 49 attacchi aerei in Francia prima del D-Day, 11 si sono svolti nello stretto di Calais. Solo 4 avvengono nella vera zona di sbarco. La regione a nord e a est della Senna riceve il 95% dei bombardamenti alleati sulle ferrovie. Il 29 maggio un massiccio bombardamento viene effettuato sullo stretto di Calais. Il trucco funziona magnificamente. 48 ore prima del D-Day, Rommel manda il rapporto settimanale dicendo che gli attacchi aerei concentrati sulle difese costiere tra Dunkerque e Dieppe rinforzano la prospettiva di un attacco su larga scala nell'area dello stretto di Calais. Quicksilver 6 è la ciliegina sulla torta. Lungo la costa sud-est dell'Inghilterra vengono creati 65 falsi schemi di illuminazione. Viene anche riprodotta l'illuminazione del porto e della stazione di New Haven, che viene però trasferita al Cachemire Haven. L'estensione di questo enorme inganno non finisce qui. Gli agenti inglesi utilizzano i prigionieri di guerra tedeschi rilasciati tramite la Croce Rossa svedese. Vogliono che essi colgano i segni del falso incremento di forze nel Kent. Uno di essi, un generale carrista tedesco, Hans Kramer, viene scelto per il rimpatrio dal suo campo di prigionia nel Galles del Sud. A sua insaputa, la sua strada per la libertà attraverso le campagne inglesi viene riempita di falsi indizi che lui possa cogliere. Ad esempio, automezzi con false insegne militari. Si trova poi ad una cena col generale Patton, presentato come comandante del FUSAG. Patton, nella loro conversazione, menziona con discrezione Calais.
Appena Kramer sbarca dalla nave svedese in Germania, si reca a Berlino, dove riporta le sue segnalazioni su una ingente concentrazione di forze militari nel Kent, dirette verso lo stretto di Calais. Sembra che l'operazione Bodyguard sia stata efficiente su tutti i fronti. Ma non sempre è andata a favore degli alleati. Anche i loro piani più accurati sono soggetti ad errori. Alcune sviste hanno messo in serio pericolo l'intera operazione. Aprile 1944. Il più grande sbarco militare mai intrapreso è a poche settimane dalla sua realizzazione in Normandia. Sono stati compiuti sforzi immani per mascherare il vero obiettivo di queste armate, ma il 28 aprile una prova di invasione va male. A Slepton Sands le truppe americane vengono attaccate da U-boot tedeschi. Due mezzi da sbarco americani vengono affondati e più di 700 soldati perdono la vita. Tra loro ci sono 10 agenti con informazioni riservate sull'operazione Overlord. Si teme la loro cattura. Un'accurata ricerca nell'intera area fa ritrovare tutti i corpi. Questa tragedia rinforza negli alleati la determinazione a dissimulare la reale operazione in assoluta segretezza. Ma la fiducia degli alleati nella loro abilità di prevenire fughe di notizie è scossa da un incidente bizzarro. Una domenica di maggio, le parole crociate del quotidiano Daily Telegraph contengono numerose parole in codice dell'invasione, inclusa Overlord. È una pura coincidenza, ma le probabilità di un simile evento sono poco plausibili. Dopo poco tempo, un altro incidente crea ancora più turbamento. Un agente britannico dimentica sul sedile posteriore di un taxi a Londra l'intero dossier con i piani di invasione. Fortunatamente l'autista glieli restituisce, ancora nella valigetta marcata Top Secret. Un analogo panico si scatena quando un sergente americano ordina di spedire al Pentagono i piani dell'operazione. Però li scambia con un pacco di vestiti indirizzati ad un'amica residente a Chicago, nel quartiere tedesco. Con un'enorme mobilitazione si riesce ad intercettare per tempo il pacco. In maggio il maltempo fa ritardare lo sbarco alleato fino a giugno. La marina tedesca si rende conto delle condizioni avverse per una traversata della Manica e pensa che non ci sia pericolo reale fino ad agosto. I militari tedeschi ne approfittano per andare in congedo e Rommel stesso rientra in Germania per il compleanno della moglie. I meteorologi inglesi sono più ottimisti e individuano uno spiraglio meteo nella prima settimana di giugno. Quella settimana c'è inoltre il vantaggio della bassa marea, il che permette di rilevare gli ostacoli sulla spiaggia predisposti da Rommel. Le lunghe notti d'estate aiuteranno anche i lanci dei paracadutisti alleati. Ma l'operazione Bodyguard continua fino a poche ore dall'inizio del D-Day. La notte precedente allo sbarco, i paracadutisti devono essere trasportati in Normandia per cominciare le operazioni al di là delle linee nemiche. Questo comporta l'uso di mezzi aerei molto vulnerabili. Per proteggerli dai caccia notturni tedeschi, i bombardieri della RAF volano in missione diversiva. Con 24 Lancaster e 5 Flying Fortress volano sopra la Somme e scaricano un gran numero di piccole strisce di metallo. Il loro nome in codice è Window e generano riflessi che ingannano i radar nemici. Per tre ore cruciali la Luftwaffe è convinta che sopra Amiens si stia verificando un bombardamento e non si preoccupa di altri movimenti aerei. Gli aerei del 617° squadrone della RAF, conosciuto come Dunbuster, volano anche per una missione speciale, l'operazione Taxable. Il loro scopo è ingannare i radar della marina tedesca. Devono creare una falsa traccia radar. Questo implica che i bombardieri Lancaster volino in maniera acrobatica.
Devono virare e girarsi mentre rilasciano i window in modo da creare falsi bersagli navali. Il capitano del gruppo, Leonard Cheshire, ricorda la creazione dell'illusione. Fondamentalmente, ci fu richiesto di creare un enorme riflettore radar utilizzando i window. Questo significava avere 8 aerei in perfetta formazione, distanziati di 2 miglia, che avanzavano di 8 miglia dal punto di partenza e poi facevano una lenta virata verso destra e dopo un minuto ritornavano sul percorso fatto e quindi ricominciavano. Ogni volta per 20 secondi e nello spostamento avanti e indietro, gli aerei lanciavano i window ogni 15 secondi. Il problema era che dovevano lanciare un tipo di window più grosso nella prima parte del percorso e più piccolo nella seconda. Credo che la nostra più grande preoccupazione fosse di non fare errori. Ci era stato detto che se si fosse fatto un minimo sbaglio, i radar tedeschi lo avrebbero notato e quindi avrebbero capito che stavamo imbrogliando. Avrebbero quindi sentito l'urgenza di trasferire tutte le armate sulle spiagge della Normandia. Questa flotta fantasma naviga verso nord, lontano dalla Normandia e diretta allo stretto di Calais. Gli aerei tedeschi dotati di radar sono incaricati di monitorare la presenza della flotta e rilevano solo le lance della Royal Navy, che navigano all'interno della struttura radar creata dai Lancaster e dal traino di palloni ricoperti di riflettori radar. L'effetto è così convincente che le forze navali tedesche vengono inviate dalla Normandia verso nord per seguire la flotta fantasma. Ma un altro tranello è volto a proteggere l'attacco aereo alleato in Normandia. Alcune truppe di paracadutisti fasulle sono formate da fantocci e nel momento in cui toccano il suolo emettono rumori di arma da fuoco e di granate. Lo scopo è allontanare le unità tedesche dalle reali zone di lancio dei paracadutisti. Piccole unità di agenti speciali inglesi, le truppe SAS, si lanciano con i fantocci e attivano i registratori con le incisioni delle voci dei soldati e altri rumori di battaglia. Il risultato è che le truppe tedesche si sparpagliano in tutta la zona, non capendo quale sia il vero punto di atterraggio. Un reggimento di 1.700 uomini è bloccato per ore nella ricerca dei finti nemici. 1.700 uomini in meno sulle spiagge della Normandia. Questi primi segni di trionfo sono incoraggianti. La sera precedente al 6 giugno, il giorno del D-Day, il feldmaresciallo Gerd von Rundstedt, comandante delle forze tedesche in Germania, compila un rapporto in cui afferma che l'invasione attesa non rappresenta una minaccia immediata. Un'improvvisa tempesta fa ritardare di 24 ore il D-Day, che viene spostato dal 5 al 6 giugno. Alle 4 del mattino, il generale Eisenhower, comandante supremo degli alleati per l'operazione Overlord, impartisce l'ordine fatidico. Il 6 giugno rappresenta anche una prova di esame per l'operazione Bodyguard. Se il raggiro ha funzionato, lo sbarco riuscirà. Altrimenti verrà annientato sulle spiagge. Il destino di migliaia di soldati dipende dall'esito di un inganno. Sul fare del giorno, un'armata alleata di 4.000 navi appare all'orizzonte, carica di 176.000 uomini. Le aree prescelte per lo sbarco sono le spiagge ad est del Cotentin in Normandia. I 5 punti di approdo hanno i nomi in codice di Utah, Omaha, Gold, Juno e Swords. La prima armata americana condotta dal generale Bradley sbarcherà a Utah e Omaha. La seconda armata inglese, comandata dal generale Dempsey, insieme a truppe canadesi, sbarcherà a Gold, Juno e Swords.
Lo sbarco anfibio è preceduto da un massiccio bombardamento effettuato da navi e aerei alleati. Ma gran parte di questo bombardamento colpisce le retrovie delle difese costiere tedesche. Comincia un'ondata di rapporti su un'invasione di proporzioni epiche, ma Hitler e i suoi uomini sono stati così ingannati dai trucchi alleati che si aspettano ancora l'attacco principale nello stretto di Calais. Quindi bloccano i rinforzi per la Normandia. Questo non significa che lo sbarco fili liscia. Appena i soldati americani toccano terra a Omaha, vengono accolti sulla spiaggia da una grandinata di fuoco dalle postazioni tedesche. I bombardamenti alleati hanno mancato il bersaglio delle difese sulla spiaggia e i carri di supporto americani sono affondati tra le onde. Tremila soldati americani sbarcati a Omaha vengono uccisi prima di notte. Gli inglesi nel punto di approdo Gold affrontano un simile problema quando il mare in tempesta ostacola il loro sbarco. Al termine della giornata, le truppe alleate sono comunque a riva e intendono rimanerci. È stata una vittoria assai dura, ma avrebbe potuto tradursi in un terribile fallimento. Se Hitler avesse rinforzato la zona con le divisioni tedesche appostate allo stretto di Calais, il D-Day sarebbe stato un vero disastro. Nei giorni seguenti, sempre più uomini e rifornimenti sbarcano sulle spiagge, irrobustendo le forze alleate. Il successo dell'operazione Bodyguard si dimostra di incredibile durata. Per intere settimane i generali tedeschi credono ancora che il D-Day sia solamente un diversivo. Il 18 luglio, 5 settimane dopo il D-Day, il feldmaresciallo von Rosted invia un messaggio all'alto comando e afferma che non ci sono basi per modificare la nostra valutazione sulle intenzioni delle armate alleate di stanza nel sud-est dell'Inghilterra. La presenza della falsa armata di Fortitude South continua a confondere i nazisti. Malgrado gli alleati cominciano a marciare verso Berlino, i rinforzi tedeschi restano sul posto per affrontare un attacco che non arriverà mai. L'operazione ha raggiunto lo scopo di allontanare dalla Normandia sufficienti truppe e risorse naziste per rendere possibile lo sbarco. È un rimarchevole tributo all'ingegnosità dell'operazione Bodyguard. Per quasi un anno, gli agenti inglesi hanno sviluppato una elaborata rete di illusioni. Si sono serviti di tutte le armi a disposizione, dai soldati reali ai prigionieri, allo stesso generale George Patton. Il tutto integrato con il più imponente sotterfugio della storia. Le vite di innumerevoli soldati alleati sono dipese totalmente da un elemento, uno dei più grandi segreti della Seconda Guerra Mondiale. Presenta.